Le acque si sono rotte, è il momento del parto! Più forte! Ti do il blu, quello stesso. Va bene, dai, sì, va bene. Vieni. E io prendo questo qui rosso. Ci siamo, gara dura. Vediamo chi la fa cadere per primo. Pronti? Okay. Ma come si fa con la pancia? Sarà molto difficile, ma ci riusciremo, ok? Chi la fa cadere per primo verde? Oh! No! Amendolini! Riproviamoci, vai col secondo round. Ok, ok. Ho vinto io. Devo rivincere quest'ultimo round. Devo avere la mia rivincita. 3, 2, 1, via. Lily? Sì. Guarda che ti vedevo con la coda dell'occhio. Che cosa? Non sono mica stata io. Guarda, io stavo girando il cerchio senza mani. Eccoci, ciao. Abbiamo portato la mele. Ciao ragazzi! Ciao! Ma che state facendo? Non è come sembra, cioè, no. Nel senso, abbiamo capito che per far sì che il parto venga velocizzato, bisogna fare un po' di attività fisica. Sì, sì, sì. Ci stavamo anche allenando con le borsette, nuove che poi ci comprerete. E quindi sì, dovevamo dire. Sì, esatto. Ma siete impazzite? Con dei bambini in grembo nel vostro pancione fate quelle cose lì? No, assolutamente no. Delle ragazze incinte non si devono muovere, devono riposare, perché il bambino dentro, per ora, se voi saltellate, starà facendo un bel tornado, un bel uragano, qualcosa di fantastico, splendido. È pericolosissimo. Oh no. Ragazze, sentite anche voi quello che sento io? Sì. Oddio, sì. Come delle... Fame? No. Come delle... Contrazioni! Oh, contrazioni! Sì. Bisogna avere un orologio per contarle. Tu hai un orologio? No. No, l'orologio. Oh, ne abbiamo tre al secondo, mamma mia! Malissimo! Le contrazioni! Sono tantissime, sono molto ravvicinate. Questo sapete cosa significa? Che stiamo per partorire! Oddio, sta nascendo il mamma, anche il tuo sta nascendo. Stai nascendo tutti. Ragazzi, ma cosa fate, gli imparati? Correte. Venite ad aiutarci. Mi sembra il momento di mangiare la merenda. Mi lascia il gelato, mamma, aiutami. Sto danzando, papà, Martoretto. Mamma, sono pronto. Papà, passate il gelato. Fammelo finire, va bene, riposo. Calma, stiamo facendo. Dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualcosa. Sì, la prima cosa che si fa quando uno sta per partorire è prendere il manuale del partorimento precoce. Ok, ma tu ce l'hai in questo manuale? No, devo averlo dimenticato a casa. No, ok, calma. Cerchiamo in internet, sicuramente ci sarà qualcosa che certo, dirà come internet. Si fa a partorire in casa. Sì. Qui dice, per far partorire in casa c'è bisogno di... un medico e un infermiere. 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 Ok, ci siamo. Sì. Mumu, tu più volte hai fatto l'infermiere, mi avevi detto, giusto? Sì, però l'avevo fatto per finta in un gioco da bambino. Però vabbè, non importa, sicuramente ti ricorderai qualcosa. Okay. Io invece. Poi scusate, ragazzi. Ma anche noi siamo nati da qualche parte. Certo, quindi, devo ovviamente, esatto, l'abbiamo già fatto. Certo. E non sarà tanto più difficile. No. Quindi, io sarò il medico e tu sarai l'infermiere. Piacere, dottore, molto piacere. Andiamo di là. No, ragazzi, non potete essere voi l'infermiere e il medico. Cioè, questa è una cosa seria. Anch'io vorrei fare il mestiere, ma qui serve un vero dottore. Non credo che così andrà molto bene. Siamo nei guai. Eccoci qua, siamo arrivati. Sì, eccoci, allora, siamo pronti per dare il benvenuto al dottore. Ma che dico? Unico. Che dico, dottore unico? È primario. Primarissimo. Di partologia Luis Vistag. Eccolo qua. Prego, dottore, entri.
Buonasera, buonasera. So che ci sono delle donne incinte che devono partorire. Sono qui per voi. Sì, esatto, dottore. Ci sono ben 3 donne che devono partorire. Non si sa ancora l'entità della pancia, ma credo che abbiamo sotto dei bei gemelli, insomma, ecco. Ok, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo intervenire. Cioè, nel senso, io sono un po' confusa, ma ragazzi, voi avete esperienza? Nel senso, avete mai fatto partorire qualcuno? Mi ricordo che le nostre sono delle vere pance. Con dei veri bambini dentro. Sì. E dei veri ombelichi, guardate qui. Dov'è? E quindi con queste cose non si scherza mica. Poi dopo tutto non abbiamo ancora rotto le acque. No, è vero. E poi secondo me non siete dei veri professionisti. No. Vabbè, terremo la nostra pancia ancora per un po'. Assolutamente no. Dovete partorire. È giunto il momento. Diventeremo dei papà. Finalmente il grande giorno è arrivato. Assistente? Sì, sì, è chiarissimo un comportamento del genere, dottore Luis Vistag, perché ovviamente tutte le donne che stanno per partorire sanno che devono andare poi ad affrontare un'operazione, per questo si sottraggono a tutto ciò, quindi c'è bisogno al momento di una bella puntura. Oh, una bella puntura, ce l'abbiamo pronta qua, dottore, lei l'ha richiesta personalmente, gliel'ho portata, eccola qua. Ma di questa dimensione la puntura? Io ho chiesto una piccola siringhetta per un'anestesia leggera. Per non rischiare, questa è per non rischiare, abbiamo preso quella più grande, formato famiglia. Ah, ok, ok, tenga questa, assistente. La puntura, ma avete visto quanto è grande, ragazze? Vi ricordo, cari medici equipe di medici luminari, che non abbiamo ancora rotto le acque. Se non ci sono rotte le acque, non si può partorire. Nein, è il momento di parta. Bisogna fare partorire. Aspetti, ma lei non era italiano? Ha preso un accento strano tedesco. Questo non è giusto, giusto. È che mi sono fatto un po' prendere la mano, certo, dal nome Zopago. Ok, è il momento di partorire. È fondamentale. Dovete affidarvi totalmente alle nostre competenze. Noi siamo professionisti della partologia. Grazie a me, dottore sottoscritto, che con queste cose qua tecniche andrà a sentire il rumore della pancia, capirà se è il momento di fare la partorizione. Allora bene, iniziamo con la partorizione. La prima fase è lo stendimento del corpo. Avrete bisogno di mettervi stesi sul pavimento o eventualmente un lettino che sia meno freddo per poter eseguire la prima fase della partorizione. Ma non c'è nessun lettino, quindi mi dispiace, ma no, non è possibile. Ma come dice l'assistente del dottore, questo pavimento è perfetto. Ma è freddissimo. Ed è il freddo aiuta, proprio come diceva il primario, la partorizione. Sì, 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 è vitale la partorizione in uno stato di freddo. E anzi, pensi che il grande Luis Vistag, lui faceva partorire addirittura gli schimesi negli igloo, perché favoriva la partorizione, insomma. E voi queste cose dove le avete lette? Cosa credi che io non legga e studi? Ma non sapete neanche dire parto. Continuate a dire partorizione, che è una parola palesemente inventata da voi. No, perché noi abbiamo studiato con il primario. Dove? Sui libri, che però erano in tedesco, e quindi si chiama partorizione, che deriva da partorizien o pastorizia. Assistente, infermiere, perché le donne incinte non sono ancora in posizione sdraiatazione per poter partorire? Beh, vedi, loro non si fidano molto della sua procedura, quindi dobbiamo farle capire che in realtà lei ha fatto partorire tantissime donne in questa maniera. E dobbiamo dimostrare in qualche modo che lei ha dei titoli e degli studi. Esatto. Non c'è bisogno di dimostrare niente, perché il mio nome risuona in tutti gli ospedali del mondo, lo sa perfettamente. Certo, grande primario Luis Vistag, esatto. Lei è eccellenza. Baci la mano. Oh, certo. Ok, facciamo una prova, sì, qui, sì. Vediamo se funziona. Certo. Controlliamo. Ah! Perfetto, funziona alla grande, è incredibilmente funzionante. Grazie, certo. Questo serve per sentire il battito, non per urlarci sopra. E io le ho fatto sentire il battito della mia voce, dottore. Ah. Le pazienti sono in posizione. Ok, partoriamo. Partoriamo, via. Ragazzi, abbiamo un problema. Noi volevamo fare lo scherzo, ma alla fine quelle fregate siamo noi. Perché questi qui ci hanno creduto per davvero e adesso si sono messi in testa che vogliono veramente farci partorire. Come facciamo a dirglielo? Io non voglio l'anestesia con quella stringa gigante. È mio. E mi ci sono affezionata. Cleo, per cortesia, ti devo dire la verità. Dobbiamo trovare un modo per fargli sapere che era tutto uno scherzo e che quindi non c'è nessun bambino, ecco. Come possiamo fare? Basta cingischiare, basta, basta. Momento di partorire. Venite qui, ragazze. Coricate. Ma è proprio necessario. Sì, venite coricate. Ok. A questo punto dovete piegare le gambe. Come fare le gambe?
Esatto, come Cleo. No, Cleo al contrario. Piega le gambe, forza. Esatto. Pieghi le gambe, pieghi le gambe. No, okay, no, piegate verso su. Piegate meglio, piegate. Ecco, così, così. Bravo, no, no. Mi sa che bisogna arrivare alla fase 2, dottore. Anestesia. Ecco qui, bravo. No, 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 vedo così, vedo così. Ok, capito. Ora bisogna soffiare come se ci fossero tante candeline. Soffiare in questo modo, che questo aiuta a spingere. Per spingere far uscire il bambino, ok? Quindi, su, dai, spingete. Però posate questa qui la tengo io, ok? Se volete posso accompagnarlo con un po' di musica soft, così almeno riuscirete a spingere meglio. Dottor Cipecca, smetta di soffiare qua. Mi scusi, ecco, mi sono fatto prendere. Soffiate qui dentro, ecco, soffiate. Okay, perfetto. Ok, adesso le acque si sono rotte, è il momento dell'abbatto. Sì, sì, si sono rotte le acque e dobbiamo costruire una diga, forza. È il momento di partorire? Sì. Ci siete? Ci siamo. Su, okay, soffiare, okay, spingere, okay, soffiare, okay, più forte. Via l'aria, sta per uscire, sta per uscire. Due. No, ragazzi, sì, io ho partorito una bella pancia incinta. Sì. Sembra uno squishy. Li abbiamo fregati. Sì, Come si sente di essere stati fregati? Che cosa? Io dei bambini così brutti non li ho mai visti, comunque, posso dirlo, veramente. Sono Mumu, proprio... ma cosa dici? Ci hanno preso in giro, sono finte, sono delle pance. Ah, sono finte. Sì, però fanno un bel rumore comunque. Beh, devo ammettere che ci avete fregato questa volta. Anche perché queste pance sono veramente reali. Non è come quando avete di solito il cuscino che si capisce che è finto. Che strano, ha pure l'ombelico. Ma sì, ma è proprio anche il colore, sembrano verissimi. Sì. Accidenti, ma quindi non c'è nessun bambino. Ma che stai facendo? Ma adesso... Guarda. Piano. Ma che se... Guarda, te lo metto così. E un altro qua, vai. Benissimo. È molto più divertente così, ragazzi, davvero. Beh, che dire, ci hanno proprio fregato. Ci siamo vendicate. La vendetta è stata dolce. Ok, brave. Ma comunque, ragazzi, speriamo anche oggi di essere riusciti a strappare un sorriso. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.